botta, gira Meggiorini, Paloschi si gira, Paloschi! E gran parata di Sportiello su Alberto Paloschi. Paloschi è il classico giocatore che quando ha una mezza palla mette ancora le piene, c'è Kuzka che pure palla, l'apertura per Rincon, la mette giù, Rincon cerca il primo palo con il piede Sportiello di Girino. Deve saper soffrire adesso l'Atalanta, se non può finire tanti e pochi questa partita, perché il giro... Andare a puntare del rosso in campo aperto, un occhio in mezzo, prova il cross, la deviazione, ma Keita! Con il tacco davanti al Sportiello, c'è stata la deviazione, sarà calcio d'angolo, colossale, occasione. Tra, rientra, e questo è un atteggiamento giusto, perché si può anche giocare male. Occhio che adesso per Keita! La parata di Sportiello con Keita che ha preso l'infilata, la difesa dell'Atalanta passando alle spalle di Biava. Zielinski. Ancora Zielinski, palla sul destro, poi Saponara. Saponara va a cercare Maccarone. Maccarone! Palo! E poi sulla respinta Zielinski, va a il colpo del KO. Show di Maccarone. Ma tra me è ancora molto attento Astori, partecipa anche lui all'azione d'attacco. Poi Florenzi, rimpallo con Carmona. Poi sbaglia tutto Carmona. Offre il pallone a Florenzi, Sportiello chiude, calcio d'angolo. Secondo me Florenzi è c'è superiorità numerica. Al limite c'è anche il Zaturi. Vediamo da chi va il pallone su Amauri che si coordina, batte il tiro, la respinta di Sportiello, poi lontana Masiello, sbilanciatissima la ripresa del Tenasco in questo finale. Qui è stato proprio più interessante, ma davanti viene bene in facilitazione, soprattutto la Pogba, una di quelli che può aiutare, attenzione all'inserimento di Campo, si guarda per lui, Torres, Sportiello, non si possa andare sulle sue palle. Grande riflesso di Sportiello, fa bene Cáceres. L'anticipo di Masiello, va in percussione Tevez, lo attacca Migliaccio, ancora Tevez, allarga, Cáceres, si prova il secondo palo, Pogba! Sportiello! Grande azione della Juve, grande parata di Sportiello. Denis sbaglia il poco che doveva chiudere il triangolo. Kovacic largo per Guarin. Prova anche il tiro della tripletta. Sportiello gli dice ancora poco di no. Una sensata per Tomovic. Cercato Salah in posizione regolare. Lo affronta Cipriani. Diamanti. Diamanti va alla conclusione Sportiello. A metterlo in calcio d'angolo. Grande esecuzione di Diamanti. Sena, la rovesciata di Capuano, Longo si difende come può, Longo, il miracolo di Sportiello, e poi Capuano da un metro in mezzo, non riesce a pareggiare la partita. Don Sa, calcia, incrocia Sportiello, ci mette le mani, sarà calcio d'angolo per il Cagliari. Don Sa ha fatto vedere in questa... Cristo di Lopos, apertura per Sala. Pallone dentro a cercare Maxidis, la rovesciata, il colpo di testa da parte di Saviola e la parata spettacolare da parte di... Si riempie l'area davanti a Sportiello, pallone sul primo palo, pericolosissimo, quella che resta viva, parata di Sportiello su Schelotto, prudenza di istinto del portiere. Troppi problemi in tribuna, deve sapere il Chievo, lunga di Freila, prolunga Meggiorini, prova a girarsi, Paloschi! La palla che resta lì, Paloschi con l'esterno non riesce a essere incisivo, facile la palla con Sportiello. Direi che Paloschi 5 secondi, 2 minuti alla fine. Vede Nilsson, Petrasidis, Kuzka, Antonio Greco, Petrasidis, prova col mancino, si accorge, si salva Sportiello, la palla entrava, decisivo Sportiello su Petrasidis. Due azioni vanno valutati in maniera leggermente diversa. Dribbling di Keita, che entra in area, Keita, ancora lui, Keita fino in fondo a sfiorare il suo primo gol in stagione. Fa capire quanto tenga questo gol con la reazione dopo l'intervento di Sport. Controllato, spalle alla porta, poi sempre in orizzontale, Raimondi scavalcato, Maccarone, le fitte di Maccarone, gran palla per Simone Verdi, il palo dopo la deviazione decisiva di Sportiello. Empoli pericolosissimo. Mario Rui, altro cross. Stendardo allontana, Valdifiori mette giù, Valdifiori dalla distanza, Valdifiori, Sportiello in due tempi, la blocca giù. Bravo Valdifiori a crearsi subito stessa, poi attende il movimento a destra di Isai, si propone proprio Maccarone, si accende Isai che prende Maccarone con il destro e Sportiello che allontana, è riuscito a calciare Vessino a rubare palla quando sembra perso. Lo sport in Lisbona, Rinaudo ora affidato con il sinistro, palla secondo palo per Gessio, si coordina benissimo in aria, trova la palla ma una grande risposta di Sportiello, gli nega il decimo gol stagionale. Mi ha dato l'impressione di l'Atalanta, Chiomber anticipa Betancourt.
quarti, Gyomber alza la testa, sfida Bellini, palla sul sinistro, poi Berghessio, Gyomber con il destro, la parata di Sportiello, ma c'è stato fuori gioco, con gioco di Berghessio. Catania ma finire Berghessio a prima per Barrientos, comunque Dali e Spedio prepara e mi svesco un mito Barrientos, tentò metto con dietro i Portos, mi affmire mi con dietro e ben fascisme e Barrientos dei Portos, rago mi affmire Pigiato paga ne frissone, meno a sin flassil, scendo il fatto motivo di Dali e squadra, se Catania in gabinta ma non vede tra Atalantes, tutto spesso con il ritinto Castro, schim Castro, nucchia del dot. Nucchia del Dot Castro! Fantastico! No, divide di fondi! Grazie che lui ha dopo la telecamera, c'è una versione semina in pescone, sbottiamo un zitto, Lodi! Ma tu godi a Dread Portos, mi asmi il rago, i sporti e Lodot Gaming, e chiedo il godito e comi da sponsor di squadra per Catania! Campo, il colpo di testa respinto da Sportiello, grandissima occasione, calcio di punizione da posizione ragguardevole, da distanza ragguardevole, ma ci prova comunque impegnando in due tempi Sportiello. Interno sinistro di centrocampo, nel centrocampo a tre del San Marino, la conclusione violenta, il pallone deviato in calcio d'angolo da Sportiello, gran botta in... Troppo corto il lancio di Chiara in verticale per Cesca, si chiude il campo, poi ci prova dalla lunghissima distanza la camera, una buona conclusione però troppo centrale per i difensori del Pavia. Poi la camera di prima molto bene per il tacco di Statella, per il tiro esterno di esterno sinistro da parte di Cesca, tiro centrale, un punteggio di vantaggio perché non c'era il fallo e adesso siamo già nell'area del Carpi, pallone messo in mezzo, Sales e la parata con i piedi sulla linea di Sportiello, vorrebbero il gol quelli della Cremonese, Sales a po' Sportiello 4 contro 3 adesso è l'Inter in contropiede, Shaqiri a piccoli passi verso l'aria, salto da Mesello, Shaqiri e qui ci pensa Sportiello a dire di no, abbiamo visto adesso le qualità di Shaqiri quando ha spazio davanti a sé, a piccoli passi Bertolacci trova spazio per andare al tiro con il sinistro, Sportiello la tiene.